Ciao Davsim, siamo arrivati al 4 giugno, data fatidica, data decisiva, almeno così sembrerebbe. Così dice, così ha riferito diversi giorni fa, era maggio, era fine maggio, Agi.it, agenzia di stampa, e con un articolo, con una notizia che è stata un passaggio determinante in tutta questa vicenda, perché l'articolo su Agi ha avuto due significati almeno. Il primo di dare concretezza a qualcosa che fino a quel momento era sembrato un'ipotesi evanescente sotto certi aspetti, marginale, relegata ad un sottobosco del web, ma neanche tanto, non destinato ad emergere e a diventare fatto e a diventare verità. Con l'articolo su Agi si sono destati un po' tutti e il secondo effetto è stato proprio quello di generare una reazione rispetto all'articolo di Agi che ha portato addirittura alla smentita, tra virgolette, dell'avvocato Alberto Galassi, membro del CDA del Manchester City, vicinissimo però alla Juventus, alla famiglia Agnelli in particolare, Ferrari, anzi la famiglia Ferrari e alla Exor, una smentita affidata non ad un comunicato ufficiale ma a delle dichiarazioni, ad un'intervista telefonica su Sky Sport e poi anche su una radio, adesso mi sfugge in questo momento quale, nel giorno successivo, che avrebbe gelato la Juventus e diciamo fatto saltare la trattativa con Guardiola, anzi negato l'esistenza di una trattativa con Pep Guardiola, che quindi in virtù di quelle parole sarebbe stato diciamo intenzionato fin da sempre a rimanere sulla panchina del Manchester City. Queste sono le vicende di qualche giorno fa ormai. Vicende che appunto hanno trovato concretezza anche in questo articolo dell'Agi, che appunto diceva il 4 giugno cosa? La firma dell'accordo tra la Juventus e Pep Guardiola. Siamo arrivati al 4 giugno, sto registrando questo video prima delle ore 9 del 4 giugno 2019 e quindi sono agli aggiornamenti del 3 giugno ed è di quello che voglio parlarvi, di tutto quello che dovesse succedere oggi in questa giornata, parleremo nella live di stasera alle 21, Avsim Live, secondo appuntamento settimanale fisso dopo il venerdì, anche il martedì. Quindi ve lo ricordo, dovesse succedere un cataclisma prima, andrò in onda, vi proporrò il mio commento a caldo appena possibile, anche prima della live, scompigliando il programma giornaliero che vi ho annunciato nella community eventualmente. Ma non sappiamo che cosa succederà, perché anche ieri doveva essere una giornata iperdecisiva. Quanto hype c'è stato per la giornata di ieri? Enorme. Abbiamo avuto tanti timori, tante emozioni, tante sensazioni. Veramente non sapevamo cosa sarebbe potuto succedere e c'erano tante cose che potevano succedere tutte insieme, accavallarsi. Abbiamo passato tutta la giornata ad ascoltare, a cercare gli ultimi aggiornamenti, pensando però, attenzione, perché se succede qualcosa, succede dopo le ore 18, dopo cioè che avrà chiuso la borsa italiana. E anche di borsa dobbiamo parlare perché ieri è stata una giornata significativa, forse solo per questo, perché appunto ci aspettavamo tanti eventi. La sentenza UEFA, quindi il comunicato della UEFA con il quale veniva detto, dichiarato quale sarebbe stata, qual è stata la sentenza e quindi eventualmente la condanna nei confronti del Manchester City per il caso fair play finanziario, sponsorizzazioni fittizie anno 2014, rispetto al quale il Manchester City è deferito da tempo e sta soffrendo tanto questa situazione perché si sa che è una situazione veramente penosa e gravosa per la società di Manchester. Aspettavamo il comunicato ufficiale del Chelsea con il quale si sarebbe detto Maurizio Sarri non è più il nostro allenatore. Aspettavamo il comunicato del Manchester City con il quale si sarebbe detto Pep Guardiola non è più il nostro allenatore ed eventualmente a rotazione, a cascata, anche un comunicato ufficiale da parte della Juventus. Di tutti questi eventi ne è successo zero, nessuno, nessuno. L'unica cosa appunto che è successa ieri è questo meno 2,74 in borsa del titolo della Juventus, che è partito subito, subito con circa un meno 3 in apertura. Poi ci sono stati vari assestamenti, c'è stato un forte calo nel pomeriggio con un rialzo finale che appunto ha determinato questo meno 2,74. Come si può giustificare questo? Il titolo Juventus aveva chiuso in forte aumento invece venerdì. Venerdì scorso è stato il giorno paradossalmente più caldo circa le voci Guardiola Juventus. Uno dei più caldi almeno, nonostante, perché paradossalmente, perché venerdì invece è stato anche il giorno nel quale venerdì 31 maggio è stato in maniera più consolidata, più concreta, avvicinato Sarri
alla Juventus, però è successo nelle tarde ore della giornata, più verso il pomeriggio serata, quando la borsa si era già orientata e si era orientata verso una grossa salita del titolo della Juventus, in attesa di un annuncio Guardiola-Juve che sarebbe potuto arrivare ipoteticamente venerdì in serata, a borse chiuse, sabato, domenica. E invece non è successo nulla di tutto questo. Abbiamo passato un weekend a parlare di Sarri, tanti Sarri, i miei belli amati Sarri, vabbè, no, lasciamo perdere questa penosa citazione musicale, però adesso siamo con nulla in mano. Infatti anche questa è una notizia nella notizia, e cioè che ieri veramente poteva essere la giornata clamorosa: Sarri si libera dal Chelsea, viene annunciato dalla Juventus, non è successo. Chi aveva paventato questa ipotesi in termini proprio di tempistica ha leggermente preso le distanze. Poi oggi leggiamo addirittura con Gazzetta dello Sport: l'annuncio di Sarri alla Juventus potrebbe slittare di una settimana, potremmo aspettare la settimana prossima. E allora io ribadisco ancora una volta che si va avanti veramente a vista, si va a tentoni, non si sanno veramente le cose. E io quello che voglio dire è che ci sono tanti bravissimi giornalisti, però ci sono dei giornalisti altrettanto bravi che vengono denigrati e screditati e che quello che dicono non viene creduto. Tra questi sicuramente c'è Luca Momblano, che sta continuando a mantenere sempre la stessa versione dei fatti da mesi in maniera lineare e coerente, aggiungendo negli ultimi giorni, proprio perché è un bravo giornalista, quello che sa su Sarri, ammettendo: io su Sarri non ho mai lavorato, ma mi stanno arrivando queste notizie, queste situazioni, le conferme di queste situazioni, questi riscontri. Però mentre Momblano non viene creduto e qualsiasi cosa dice, anche circostanziata, non è vera, gli altri possono sparare qualsiasi notizia, da Inzaghi alla Juventus, da Allegri resta e rinnova, a Sarri è fatta, no, se ne parla la settimana prossima, ma restano comunque credibili. Io questo non l'ho capito. Ma lo dico a me stesso e lo dico a voi, perché poi siamo noi utenti a dare credibilità a quello che leggiamo. Che cosa ha aggiunto Momblano su Sarri? Ha aggiunto, come già vi avevo detto ieri, che c'è un depistaggio, c'è sicuramente un depistaggio in atto, lo ha detto lui, o è Sarri o è Guardiola. Lui ritiene sia Sarri, perché ha tirato avanti la pista Guardiola da mesi, ha riscontri da mesi di un dialogo quotidiano tra la Juventus e l'entourage di Pep Guardiola e per conto della Juventus da parte di Adidas, ma ha dovuto aggiungere inevitabilmente che c'è un interesse per Sarri, e ha detto ieri che la serenità di Nedved e Paratici, che sono in vacanza in questi giorni, quindi altro che incontri qui, Milano è atterrato, Guardiola da una parte, Sarri da un'altra, la serenità di questi due dirigenti della Juventus fa pensare che sia tutto nelle mani degli intermediari, Adidas per Guardiola e Ramadani per Sarri. Ramadani, che aveva un'agenda, che aveva detto ieri Momblano anche in live qui su YouTube, su Juventibus, un'agenda Ramadani che prevedeva che ieri il Chelsea avrebbe liberato Sarri, di conseguenza oggi o domani poteva arrivare, arriverà l'annuncio della Juventus: Sarri è il nostro nuovo allenatore. Ma non saprei dire se questa agenda è saltata a questo punto, perché ieri non è successo nulla. Quantomeno il Chelsea non ha ufficializzato la separazione da Sarri. Che poi sia successa nelle segrete stanze e noi non lo sappiamo, può anche essere, e per questo dobbiamo aspettare. In tutto questo però io inviterei comunque tutti alla calma, perché nel frattempo si è generato già un movimento di opinione all'interno della tifoseria juventina, che è quanto dire: su Twitter ha preso piede l'hashtag Sarri out. Allora io inutile, cioè voglio dirlo subito che sono estremamente contrario a queste cose. Voi mi direte: ma proprio tu parli che hai tirato avanti Allegri out per settimane? Ma certamente, ma il mio Allegri out era una presa di posizione dopo 5 anni di lavoro di Allegri alla Juventus, con alti e bassi, con pregi e difetti, con aspetti positivi e dei limiti evidenti, e quindi era un'opinione a ragion veduta, ex post. Come si fa a dire no ad una cosa che non è ancora successa? Certo, lo si può fare, ma è inevitabilmente in base ad un pregiudizio. E il pregiudizio nei confronti di Sarri, che ha fatto fare al Napoli il campionato più straordinario della storia, rischiando seriamente di vincere lo scudetto, che è andato in Inghilterra mentre tutti dicevano che non sapeva neanche parlare italiano, tra virgolette, e che non aveva lo stile,
invece si è adattato a quello che è lo stile quasi del Lord inglese, vincendo l'Europa League, e qualificando il Chelsea alla prossima Champions League con qualche giornata d'anticipo, non possono che essere i pregiudizi di natura caratteriale, di natura personale, umana. Non hanno nulla a che fare con la capacità dell'allenatore. Quindi per me, lo voglio dire con rispetto per le opinioni di tutti, Sarri out è sbagliato. È sbagliato ed è inaccettabile, perché non è ancora arrivato. Fosse già arrivato, dovremmo aspettare almeno qualche mese, ma dovrebbe proprio combinare dei pasticci Sarri, cioè farci perdere lo scudetto col mese di anticipo, roba che a gennaio-febbraio siamo, non lo so, decimi in classifica. Allora capirei il Sarri out, ma prima di tutto questo assolutamente no. Assolutamente no. E lo dice uno che spera fortemente in Guardiola, che vuole fortemente in Guardiola, ma che ho sempre detto che Sarri mi andrebbe bene lo stesso. Tra l'altro, la cosa che mi fa veramente sorridere, se non innervosire, è che tra i Sarri out ci sono tantissimi allegriani. E allora capite che c'è stato... vi siete smascherati, molti si sono smascherati. Non tifano per la Juventus, ma tifano per Massimiliano Allegri. Perché leggere "io Sarri non lo voglio, a questo punto mi tenevo Allegri, torna Max, ti prego, mi manchi", in una situazione di assoluta incertezza, allora mi viene da dire ci vuole molta calma. Vi faccio questa trollata utilizzando le parole del vostro stesso amatissimo mister, o comunque del nostro ex allenatore, che ci ha fatto vincere, ci ha portato a vincere 11 trofei, ha vinto 11 trofei con noi, perché non li ha vinti solo lui e solo per merito suo, ma adesso è andato via e dovremmo guardare avanti. Quindi ripeto, pregiudizio personale, una pregiudiziale non di merito, ma proprio a livello astratto nei confronti di un allenatore che ancora non ha iniziato a lavorare, è veramente fuori luogo. Un'altra cosa voglio dire rispetto allo stare calmi, poi ripeto, come aggiornamenti per quanto riguarda oggi, c'è poco. Dovrei aggiungere soltanto che ieri nella prima puntata di Sky Calcio Mercato l'originale, Gianluca Di Marzio ha detto che ci sono contatti quotidiani con Sarri. Una notizia interessante, un dettaglio interessante, perché come ho avuto modo di dire in questi giorni, io non ho ancora mai letto un articolo, una notizia su Sarri con i minimi dettagli, nei minimi dettagli. Questo è un dettaglio importante che ci ha fornito Di Marzio, che altri non ci avevano fornito fino adesso, e anzi avevano parlato di cose abbastanza vaghe, e lo stanno continuando a fare. E voglio sottolineare ancora una volta una cosa, che tutta questa storia Sarri alla Juve ha preso piede fondamentalmente venerdì 31 maggio. Prima di venerdì tutti i giornalisti brancolavano nel buio e non facevano che proporre nome su nome, con una prevalenza di Maurizio Sarri, perché la settimana scorsa è stata una settimana di grande attenzione nei confronti di Sarri. Vuole restare, vuole andarsene, ha vinto l'Europa League mercoledì scorso, quindi per questo motivo, non ci fosse stata questa situazione, forse non sarebbero stati neanche così certi di proporre Sarri i giornalisti. Ma comunque i loro riscontri li hanno avuti venerdì, prima di venerdì veramente si parlava di qualsiasi cosa. Questo per aggiungere altri dettagli. Per chiudere però, ripeto, poi ci vediamo nel proseguo della giornata, se succede qualcosa, con un video speciale estemporaneo. Se non succede nulla di particolare, in live alle 21. Dicendovi questo, che dovete stare calmi non solo per il discorso Sarri out, dovete stare calmi e basta, perché io ho letto commenti sulla mia community, commenti ai miei recenti video, commenti in live ieri da Monblano e Zampini, commenti su altri canali, commenti su Twitter, sui vari social, che sono veramente inaccettabili. Questo isterismo lo dovete abbandonare. In che senso? Non dovete pretendere che vi si dica che l'allenatore è quello che volete voi, che se vi dicono che viene Sarri, allora chi lo dice non capisce nulla e sta dicendo una cosa falsa; se vi dicono viene Guardiola, allora chi lo dice ha ragione ed è una cosa vera, o viceversa. Dobbiamo stare calmi. A me mi state dicendo, mi sono state dette cose assurde, che mi devo nascondere, che devo chiudere il canale, che vi ho presi in giro, che ho detto cose false. Mi dispiace, io vi chiedo scusa a prescindere in questo caso, perché se il mio messaggio non è arrivato in maniera chiara a tutti, è senz'altro anche colpa mia e non soltanto della vostra percezione. Ma io qui ho sempre soltanto precisato in tutti i miei video: A, che non sono giornalista; B, che non ho fonti particolari e che quelle che ho non ve le racconto, non le utilizzo. Io ho persone che mi stanno dicendo cose che non, veramente che, sulle quali potrei basarci dei video interi, ma non le sto mai usando, mai. Non ho mai utilizzato nessuna informazione privata che mi è arrivata che non fosse comprovata da qualcosa di riscontrabile anche a livello pubblico, da voi, su siti e quant'altro. Quindi
Non sto facendo l'insider, non vi sto raccontando nulla, sto dicendo quello che penso, dandovi una versione dei fatti secondo quella che è la mia intelligenza, che sicuramente non è eccellente, anzi è un'intelligenza normalissima, e raccontandovi solo quello che penso sia vero. Poi se è vero per davvero e se succede non dipende da me. Quindi io vi ho detto e ve lo confermo oggi, la mattina del 4 giugno, che potrebbe succedere di tutto di qui a poche ore. Per me, secondo me, per come sono convinto io, per quello che ho potuto percepire io e capire io, al 100% l'allenatore della Juventus sarà Pep Guardiola. Ve lo confermo per l'ennesima e forse ultima volta. Ma questo non significa che se non viene Guardiola è colpa mia, vi ho detto cose false o sono un imbecille. Liberi di pensarlo, però dovete stare calmi. Ripeto, fosse una cosa solo contro di me, entrerei nel dibattito e mi confronterei specificamente su questo. Ma visto che vedo che siete dappertutto, tanti di voi dappertutto, ad aver perso completamente il senno, scusatemi se ve lo dico senza offendere nessuno, vi dico di stare calmi, stiamo calmi, speriamo che questa situazione di incertezza sull'allenatore della Juventus finisca presto con un nome chiaro, così possiamo tornare a parlare di calcio e possiamo anche evitare di scannarci tra di noi, di accusare, di attaccare, di infangare, di denigrare con cose false, perché cose false su di me, e non solo, ripeto, anche su Monblano, anche su altri, sono state dette e vengono dette, e torniamo ad essere un pochino più sereni, serenamente, a fare i tifosi, che è quello che dovremmo fare, e è una cosa seria ma non serissima come la state facendo diventare, come la si sta facendo diventare in questa sorta di battaglia. Perdonatemi come al solito la mia lunghezza, vi ricordo di passare in descrizione dove trovate tutti i link per seguirmi sui social, seguitemi soprattutto su Instagram e contattatemi in privato e chattate con me tramite il mio sito avsim.video, tornerò a rispondere a tutti i vostri messaggi, non preoccupate, ne ho centinaia arretrati, ma risponderò. Grazie per la vostra ondata di affetto, di interesse e di vicinanza. Like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video e sulle live. Vi ricordo ancora una volta la live stasera alle 21, commentate qui sotto e ci vediamo molto molto presto. Sempre forza Juve!